Io vi devo raccontare una cosa che nelle ultime ore, devo dire la verità, mi ha fatto dubitare dell'intelligenza di chi sta conducendo queste indagini, perché voi sapete che io sono sempre molto tranquillo, nel senso non mi metto a fare polemiche, non mi metto a fare casino, però devo dire che dopo questa cosa qui, io direi che veramente siamo a livelli proprio di una mo, le cose sono o c'è un problema relativo a quello che dice, oppure c'è qualcosa che non viene compreso. Ok, voi non so se vi ricordate, qualche tempo fa praticamente è spuntata fuori, questa è una cosa di qualche tempo fa, una famosa notizia sul web che parlava di un libro, di un quaderno, di un documento, diciamo così, molto 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 importante, che era scritto da Cherubini. Cherubini era l'autore di questo romanzo, se vogliamo, insomma, all'interno del quale, insomma, erano celati, ed erano no, 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 ma proprio erano proprio nascosti ed erano diciamo inseriti ed erano scritti tutti i segreti della gestione Juve. C'era, insomma, tutto quello che poteva esserci per inchiodare la Juventus. Si parlava di un libro enorme, di un quaderno grosso così, pieno di appunti. Bene, questo quaderno è stato ritrovato. Ed è stato ritrovato nella sua forma originale. Cioè, gli inquirenti, quando sono andati a perquisire gli effetti personali di Cherubini, hanno trovato che cosa? Non un quaderno, ma anche un'altra cosa. Vi spiego un pochino la situazione. Hanno trovato un foglio. Un foglio. Uno. Non un quaderno grosso così, non un libro, non un diario, hanno trovato un foglio, veramente non è abbattuto, un foglio di carta. Prima ovviamente di iniziare, ragazzi, e di parlarvi di cosa c'è all'interno di questo foglio, e anche parlarvi di altre cose, perché in realtà volevo parlarvi di altre cose relative all'inchiesta, volevo, come al solito, ragazzi, invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni vi metterò i video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Quindi, se vi va, ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando a questa cosa perché è veramente molto 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 importante, ragazzi, perché se non attivate la campanellina delle notifiche, praticamente voi non ricevete i video. Ed è importantissimo comprendere e capire che c'è anche OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, è gratis, la migliore app che c'è su tutti gli store. E poi, ovviamente, ragazzi, ripeto, campanellina delle notifiche è sempre molto importante, la campanellina sempre molto importante, però trovate anche nei social, quindi se vi va seguitemi sui social. Io non sto facendo nulla, non voglio fare nulla, non dico nulla, non sto facendo assolutamente nulla, però voglio parlarvi di questa situazione. E questa situazione è molto chiara. Questa situazione è... Non fate tra l'altro i tifosi dell'Inter, attivate, ripeto, la campanellina. Questa situazione è molto molto chiara perché noi avevamo capito da quello che si era scritto sui giornali, che ovviamente vanno a, insomma, se vogliamo, voglio dire, vanno a dire bugie costante, voglio dire, questo credo che sia la dimostrazione palese, ma è chiaro che noi avevamo capito dai racconti che questo famigerato quaderno di Cherubini fosse un quaderno, cioè fosse, non lo so, una serie di documenti, non lo so, una serie di documenti, cioè dei libri, dei documenti importanti, delle confessioni, cioè qualcosa di veramente, veramente pesante a livello legale, quindi qualcosa che potesse effettivamente dare una svolta alle indagini. Quando l'altro giorno gli inquirenti hanno perquisito gli effetti personali di Cherubini, e quindi hanno detto, sai, noi dobbiamo perquisire, che dobbiamo vedere, e vabbè, vada, perquisite gli effetti personali, insomma, nell'ufficio, hanno trovato questo foglio, è un foglio singolo, così, un foglio normale che voi trovate ovunque, potete trovare ovunque, con sopra qualche appunto di Cherubini nei confronti di alcune trattative. Tutto qua. Tutto qua. C'è un foglio, uno, non c'è un documento, non ci sono tanti fogli, tanti, non ci sono delle raccolte, è un foglio, uno, scritto da una parte sola, tra l'altro, ma solo il fronte, dall'altra parte mia, è un foglio, con due appunti sopra. E la stampa italiana ha scritto in prima pagina che Cherubini aveva scritto un libro sulla Juve che poteva mettere in difficoltà tutta la nostra squadra nel momento in cui questo libro venisse appunto, cioè nel momento in cui questo libro, come posso spiegare, nel momento in cui questo libro potesse essere effettivamente alla luce, questo libro avrebbe potuto dare problemi alla Juve. È un foglio. Un foglio. Cosa possiamo imparare da tutto ciò? Possiamo imparare che la stampa italiana, perché
la stampa italiana è una veramente vergognosa macchina e oserei dire una vergognosa azienda, perché io vorrei chiamarla azienda, di bugie. Cioè, noi continuiamo a ricevere bugie da queste persone. Noi compriamo i giornali, noi accendiamo la televisione, guardiamo i TG, ci informiamo sul web e tutto ciò che tu vedi da persone che dovrebbero rappresentare, insomma, sicuramente dovrebbero rappresentare, ragazzi, dei punti di riferimento per quanto riguarda l'informazione. Tutto quello che vedi è solamente questo, cioè questa sorta di modifica le cose, cioè tu mi hai parlato di un quaderno ed esce fuori un foglio. Mi stai parlando di reati di bilancio, probabilmente me ne stai parlando in maniera errata, perché così come tu hai effettivamente, se vogliamo, reso molto più grave una cosa che non lo è, perché è un foglio di un dirigente che scrive degli appunti sulle trattative, e probabilmente stai rendendo più grave anche la situazione attuale di quello che è. Perciò molto spesso dico non vi fidate di quello che scrivono i giornali, perché io ve l'ho già detto tante volte, si sa come lavorano i giornali, specialmente quelli italiani, perché credetemi, se voi andate all'estero, non si lavora così. All'estero non si lavora così. A livello di informazione, all'estero sono molto più importanti da questo punto di vista. Non si lavora così all'estero. Invece in Italia no, in Italia si lavora così, in Italia c'è questa voglia continua di continuare a screditare gli altri senza nessuna necessità. Tra l'altro, Cherubini, questo fantomatico foglio, insomma, che è stato trovato, non è neanche pregiudicante per lui, perché quando Cherubini ha scritto questo foglio, che ripeto è un foglio unico così, non era il direttore sportivo della Juve. Il direttore sportivo della Juve era Paratici. Lui scriveva su questo foglio delle opinioni sulle cose che vedeva e diceva: abbiamo preso, penso questi sono troppi soldi. Questo, che cosa c'è di sbagliato in un dirigente minore, un dirigente giovanile, un dirigente, diciamo, secondario, che scrive su un foglio degli appunti su delle trattative? Cioè, qual è la cosa clamoroso? Cioè, io non posso scrivere su un foglio quello che penso sulle tratte, cioè non si può fare, è reale. Cioè, di che cosa stiamo parlando esattamente? Qual è questo documento che avrebbe dovuto ribaltare la Juventus, avrebbe dovuto prendere e farci, voglio dire, condannarci in Serie B? Ma voi state scherzando, ragazzi, ma questo è grave anche solamente pensarle, queste cose qua. Questo è grave anche solamente pensarle queste cose qua. E veramente mi spiace che ci siano persone che ci siano cadute. Perché io l'ho sempre detto, ragazzi, non ci credete a queste cose qua. Io l'ho sempre detto. Non c'è il presupposto per credere a queste cose semplicemente perché tutto quello che io sto effettivamente vedendo non è reale. Cioè, non rappresenta un caso di un'eccezionale fonte per le indagini. Cioè, queste indagini a me sembrano basate essenzialmente sul nulla. Cioè, c'è un'accusa, loro proseguono questa accusa che è un'accusa abbastanza chiara, cioè quella che secondo alcuni soggetti ci sono state delle irregolarità. Queste irregolarità ancora le devi far vedere perché non le abbiamo viste. E ogni tanto ne esce fuori uno, ogni tanto esce fuori, perché ho trovato, perché la carta, perché il documento, e poi, e poi, dove sta il documento che dovrebbe incastrare la Juve? Dove si trova? Ah, Cherubini ha scritto un foglio, quindi Cherubini è colpevole. Cherubini, ma pure te, come ti è venuta in mente di scrivere su un foglio le tue opinioni? Cioè, noi viviamo in un paese all'interno del quale uno qualunque scrive una cosa su un foglio e viene accusato di cose non esistono, ma ci rendiamo conto di che cosa si sta parlando?
ci rendiamo conto di che cosa si sta parlando, perché ragazzi, cioè io credo di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione. Qui si sta parlando di un foglio di carta, cioè che io lo prendo, ci faccio il barbecue, voglio dire, non è che bisogna fare chissà che cosa. Cioè è un fogliettino di carta che vede delle opinioni di un dirigente sul suo mercato. Cosa c'è di strano? Cioè, evidentemente, non lo so, evidentemente ci sono delle persone che considerano questo come una cosa grave, che poi non ho ben capito la situazione quale sia. Cioè, qual è l'accusa che tu muovi esattamente attualmente alla Juve? Cioè, qual è la cosa grave che Cherubini avrebbe fatto scrivendo su questo foglio? Cioè, Cherubini ha rivelato dei segreti, ha scritto delle cose che non poteva, ha fatto vedere delle situazioni che non poteva, ha creato reali. E allora perché se ne parla sui giornali? Se ne parla sui giornali perché se non se ne parla sui giornali, la gente non può creare quel clima tipico di screditamento generale, di diffamazione, di calunnia. No, ma anche io direi quel clima veramente tossico all'interno del quale molte persone costruiscono imperi. Mi dispiace tanto, ragazzi. Mi dispiace veramente tanto. Io credo che si sia arrivato ad un punto in cui la gente non dovrebbe più fidarsi. Cioè, non ti può, io personalmente non mi posso più fidare della stampa. Cioè, non me la sento più di fidarmi della stampa. Sarebbe un errore, sarebbe una cavolata da parte mia, onestamente parlando. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate voi, perché essenzialmente penso questo.